Ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Wine Soundtrack. Oggi sono con Roberto Mascarin, fondatore dell'azienda vinicola San Valentino. Ciao Roberto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Roberto, ci racconti un po' della tua cantina, della tua azienda, un po' di storia, dove siete ubicati? L'azienda si trova a Rimini, sul retrocolle di Covignano. La storia è molto semplice: mio padre, quando andò in pensione, comprò questo podere, nessuno faceva vino, io, finita l'università, mi sono innamorato di questo lavoro, di questo mestiere, e l'ho fatto il mestiere della mia vita. Quanti ettari di terreno avete? Abbiamo 14 ettari di proprietà e poi abbiamo alcuni ettari che gestiamo in affitto. E quante bottiglie producete all'anno? Circa 150.000 bottiglie all'anno. E la tipologia del vostro vino? Quale vino fate e quante etichette avete? Allora, abbiamo vini bianchi e vini rossi, vini bianchi da uve Rebola e vini rossi da Sangiovese, Cabernet Franc e Syrah. In totale sono 9 le etichette che produciamo. Per quanto riguarda le vendite all'estero, vendete anche all'estero e se sì, in quali percentuali? Allora, le vendite nostre sono circa 50% Italia e 50% estero. Il mercato numero uno oggi per noi è il Canada, in Quebec. Quanto costa la bottiglia più cara della tua cantina? 60 euro. E che vino è? È un vino dolce, un vin santo, fatto in Romagna. Mentre mediamente al ristorante una bottiglia del tuo vino a quale prezzo si trova? Ma dai 15 ai 70 euro. Roberto, parliamo un po' di te. Raccontaci il tuo primo ricordo legato al mondo del vino. La prima vendemmia, mi ricordo, ero appena venuto a abitare in azienda, ancora non mi occupavo di questo. Io caricavo gli sci sulla macchina che andavo sul ghiacciaio e c'erano tanti ragazzi che andavano a cogliere l'uva. Parlando di educazione al consumo moderato di vino, invece, secondo te a quale età è giusto che un ragazzo si avvicini a questo mondo e che poi assaggi anche il vino? Penso che ho due figlie adolescenti, io fin da piccole faccio assaggiare a loro i vini di qualità per abituarli al gusto, ma questo perché io sono un produttore di vino. Penso che si debba arrivare a bere alcolici, diciamo, ad un'età verso i 16-18 anni, insomma, che siano abbastanza prudenti. Una figura che ti ha ispirato nel tuo lavoro e che può essere considerata un punto di riferimento per te? Il mio enologo, Luca D'Attoma. E qual è il miglior consiglio che ti ha dato? Di non scendere a compromessi, di fare sempre le cose di qualità. Roberto, per te il vino è bianco, rosso o rosé? Oggi è bianco, prima era rosso. E bianco fermo o bollicine? Bianco fermo. Che cosa si perde un astemio che non assaggia il tuo vino? Tantissimo. E gli vuoi dare un consiglio? Cosa gli diciamo? Di iniziare a bere. Un pregio e un difetto del tuo lavoro? Ha solo pregi. L'unico difetto è quando devi andare a incassare dei clienti che non pagano. E ce ne sono oggi? Ci sono, ogni tanto sì, qualcosa capita. Completa questa frase: un pasto senza vino è come? Un uomo senza una donna. A quale personaggio storico faresti assaggiare il tuo vino e per quale motivo? A Giuseppe Verdi. Perché? Perché starebbe bene con la sua musica, il mio vino. Hai mai abbinato vino rosso con pesce o vino bianco con carne? Sì, sempre. Sempre, non sono legato a questi stereotipi. Quindi sei favorevole a sperimentare nuovi abbinamenti? Sì, sicuramente. Il complimento più bello che tu abbia mai ricevuto per il tuo vino? Il tuo vino mi ha dato felicità. È meglio di questo. Il tuo piatto preferito qual è e a quale vino lo abbini? Pasta e fagioli, Sangiovese Riserva, terra di Covignano. Qual è il vino che ti sta dando più soddisfazione della tua azienda in questo momento e per quale motivo?
Allora, è un vino bianco, si chiama Vivi, è un vino che devo dire non avrei mai voluto fare perché è il vino dedicato a mia moglie che è venuta a mancare 3 anni fa. Dopo magari ne parliamo meglio. E, quando non lavori, se hai un po' di tempo libero, che cosa ti piace fare, Roberto? Beh, a 50 anni ho comprato la moto e quindi vado in giro in moto, mi piace molto. E qui in queste colline, con questa vista spettacolare che avete, è bello girare in moto? Sì, bellissimo. Devo dire che sono pentito di non averla comprata prima. Qual è il tuo motto e il motto della tua azienda? E il motto della mia azienda è facciamo grandi vini. E quindi la caratteristica che rende unico il tuo prodotto? Beh, penso che siano vini che accontentano tutti. Ho visto che sono vini che piacciono un po' in modo trasversale tutti. Se invece ti dovessi chiedere, Roberto, la parola del vocabolario enologico che ti piace di più? Tannino. Tannino. Racconta agli ascoltatori di Wine Soundtrack che cos'è il tannino. Beh, il tannino è la parte che si trova nei vini rossi. Va bene, una componente che si trova nelle uve rosse, quindi. Sì, esatto. Se non fossi stato produttore di vino, che cosa avresti fatto nella tua vita, Roberto? L'archeologo. E come mai? Beh, fin da piccolo mi piaceva la storia e quindi ai miei genitori dicevo, da grande farò l'archeologo. Roberto, una bottiglia per brindare al passato, una bottiglia per brindare al presente e una per brindare al futuro. Allora, al presente, appunto, il vino dedicato a mia moglie, al Vivi, al passato, il Terra di Covignano, che è stato il primo vino che ha dato grandi soddisfazioni all'azienda, i primi premi, al futuro, il Syrah Mascarin, vino che mi sono dedicato. Dei vari social, Twitter, Instagram, Facebook, qual è il migliore per veicolare l'immagine della vostra azienda e del vostro prodotto? Secondo me oggi Instagram. Si utilizzano le immagini, quindi arriva più direttamente al consumatore. Sì, piace anche a me, ho iniziato a utilizzarlo anch'io personalmente e vedo che mi piace guardare anche, diciamo, gli Instagram di altri. Non seguo più Facebook, per esempio, e mi piace molto di più Instagram. Invece cosa ne pensi delle guide enogastronomiche di settore? Temi il loro giudizio e pensi che possano veicolare le vendite sul mercato? Oggi un po' meno, una volta erano importantissime. Ricordo al mio primo Tre Bicchieri nel 2004, in estate arrivarono turisti da centinaia di chilometri dall'azienda che erano in vacanza con la guida a comprare il mio vino. Oggi purtroppo non è più così. Fiere e mostre di settore. Che cosa non deve mai mancare nel tuo stand? Il vino, chiaramente. Io sono un maniaco delle temperature del vino, quindi sono sempre con me delle attrezzature che possono far assaggiare il mio vino nel modo migliore, soprattutto i vini rossi. Esiste, Roberto, il vitigno perfetto? Non lo so. Nell'ultimo viaggio che hai fatto, quale vino hai bevuto che ti è rimasto impresso? Ho bevuto un Negro Amaro nell'ultimo viaggio che sono stato in Puglia con le mie figlie. Il successo di un'azienda, oltre alla bontà del prodotto, è dato da quali altri fattori? E dal team, dalla squadra, dalla disponibilità delle persone a ricevere i clienti in azienda, sempre il sorriso. Noi siamo sempre una squadra molto unita e molto sempre, sempre sorridente. Roberto, invece un luogo vitivinicolo nel mondo che ti piacerebbe visitare? Non sono mai stato in Australia, mi piacerebbe. E assaggiare i vini australiani? Anche, certo.
Parlando invece di un tema molto attuale, l'emergenza climatica e dell'ambiente, sta avendo delle ricadute sulla tua azienda? Beh, devo dire che le prime vendemmie iniziavano ad ottobre, oggi stanno iniziando quasi a fine agosto, quindi qualcosa sta cambiando. E voi avete preso delle misure per contrastare questa cosa? No, cioè, ci stiamo adeguando a questi fattori climatici e cerchiamo di lavorare seguendo questi. Vendete anche all'estero, abbiamo detto, e gli stranieri associano al Made in Italy oggi valori come bellezza, passione, creatività, lusso, cultura e qualità. Dove si colloca il tuo vino? Qualità e bellezza. E si vede anche dalle tue etichette che sono bellissime, coloratissime come la tua azienda. Tre vini che ti porteresti nello spazio? Una bottiglia di champagne, un bel Dom Perignon per brindare visto che sono arrivato sullo spazio, un bel vino dolce per da mangiare con dei cantucci e il vino di mia moglie. Come si riconosce un vero intenditore di vino, secondo te? Sono contro gli intenditori di vino. Il vino deve piacere. Ogni persona ha il suo gusto e ogni persona deve dare il proprio giudizio in base a mi piace, non mi piace. Sono molto... Non mi piacciono gli esperti che devono dire agli altri cosa devono bere per forza. Se invece sbarcassero gli extraterrestri nella tua proprietà, quale vino della tua produzione gli faresti assaggiare e per quale motivo? Gli farei bere il nostro vino dolce, ce ne sono poche bottiglie, quindi sarei onorato di farglieli assaggiare. E se invece passeggiando nella tua vigna trovassi una lampada magica e avessi la possibilità di esprimere tre desideri, quali sarebbero? È una domanda molto difficile, ci vuole tempo per pensare, perché tre sono pochi. Allora solo... Non vorrei essere banale, diventare ricco, diventare qua, diventare là, quindi... Verremo a trovarti e ce lo dirai quando verremo a trovarti. Segui uno sport in particolare? Sì, mi piace molto il motociclismo. Se invece avessi la possibilità di vedere il tuo vino ripreso in una scenografia di un film, in quale film ti piacerebbe vedere il tuo vino? Di settore mi piace molto Un'ottima annata. Mi sarebbe piaciuto vedere una mia bottiglia in quel film. Roberto, grazie per essere stato con noi. Concludiamo la nostra intervista con un piccolo gioco. Io ti dirò il nome di alcuni vitigni e ti chiederò di abbinarli al titolo di una canzone. Sei pronto? Sì. Allora, il Syrah. Il Syrah Mascarine lo abbinerei alla canzone One degli U2. E perché? Perché è unico. E invece La Rebola? La Rebola invece ha una canzone di Max Gazzè, Mentre dormi. La Rebola è il vino Vivi dedicato a tua moglie. Esatto. Roberto, grazie per essere stato con noi. Ti chiediamo, fate attività di ricezione ospiti, organizzate degustazioni? Sì, noi abbiamo sempre il piacere di ricevere qui in cantina persone che vogliono scoprire i nostri vini, quindi venite pure tranquillamente perché sarete sempre accolti nel migliore dei modi. Grazie Roberto, e grazie per averci accolto nella tua cantina e un saluto a tutti gli amici di Wine Soundtrack. Grazie a te, molto gentile. Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter, oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.